così che fagioli e salsicce. E dopo troneggio libero. Tran tran! Amici di Braciami Ancora, io mi trovo a Siena. Oggi andiamo a trovare un mio amico, si chiama Alessandro, di mestiere fa il norcino. La sua bottega è strepitosa, sta immediatamente fuori città. Mi ha detto: Michele, vieni alle 8 di mattina che facciamo colazione insieme. Allora ragazzi, seguiteci perché oggi il video, la puntata sarà estremamente saporita. L'Europea ha avuto un ruolo nel... La tua destinazione si trova sulla destra. Alessandro? Oh! Sono arrivato! Siamo grandi! Scusa il ritardo! Che si mangia? È quello che decidi te oggi! Allora, ti fa mangiare le cose o fagioli, allora, ora di prima mattina! Perfetto! Vuoi anche... è un taglierino! Un taglierino con salumi! Va bene! Va bene! Allora, vi preparo un taglierino, perché ieri si è ammazzato il maiale, no? Ah, ok! Bene. Poi lì ci si carica il salame del grigio. Il grigio è un maiale misto tra la cinta e il bianco. Questa invece è soppressata. Sì. Come lo chiami? Ammazza fegato. Salsiccetta fatta di? Lingua, cuore, fegato di maiale, un po' di pancetta e serve per amalgamare. Topini. Topini sono salsiccine leggermente piccanti. Dai. Pinocchiona, ok, male. Ci carico un pochino di capocollo. Beh, per forza. Buono. Capocollino. Poi senti, che ti garberebbe mangiare più? Il lardo o la salsiccia fresca a un crostone? E tutte e due. Ok. E che domanda le fai? Poi ora preparo due crostoni o le salsicce fresche. Ah, proprio così. E come lo fa? Oh no. E come lo fa? Noi adesso facciamo colazione e poi ovviamente vino rosso al posto del latte, perché com'è il detto? Non ti mettere in cammino se la boccuccia è un sacco di vino. Bene, perfetto. E poi anche un bel serafino. Va bene. Immaginatevi il serafino. Ok, va bene, noi iniziamo la colazione. Vai. Alla fine. Ieri l'altra mattina l'animale era vivo. Bravo. E anche miscelino. Allora, questo è la finocchiona. No, no, soppressata. No, l'ho soppressata la coppa. Soppressata. Questa è fatta come? Tutto l'animale, tutto quello che resta. La testa, la rosina. Ah. Appartiene alla famiglia salumi poveri. Quindi, Alessandro mi ha detto che in Toscana il carciofo si mangia crudo? Sì, il pinzimonio. Crudo il pinzimonio. Oggi sale, pepe, giro d'olio. E il pinzimonio è pronto. Vado, così? Così si fa. Carciofo alla toscana, crudo, nel pinzimonio. Questa è una bottega che è dal 1931 che è qui. Sì. È l'ultima bottega storica, il gocciolino. È l'unica bottega storica rimasta in piedi di Siena di salumeria. Amici di Braciami Ancora, ora Alessandro ci accompagna dal suo spacciatore di ciccia. Andiamo a località Spannocchia. Detto bene? Sì, Spannocchia. Spannocchia, perfetto. Andiamo a vedere questi maiali, perché buoni sono buoni, ma andiamo a vedere quando sono vivi. Forse mai. Un goccino. Direzione Maialaro. Si va nella montagnola. Devi sapere, le zone di Siena sono tre. Intorno alla città, nella provincia. Pianti, che è la più conosciuta, sì. Poi ci sono le Rete, che è quella zona che va tutta cretosa e va verso Roma, verso Abbadia San Salvatore, la parte sud nella Val d'Orcia, e poi c'è la Montagnola, la vera zona, le vere zone pure di Siena sono le Rete e la Montagnola. Spannocchia, vedi? Bene. Questa è la vera cinta senese, allevamento biologico. Queste sono le razze di cinta senese. Buongiorno ragazzi, ben trovato. Sicuramente.
Considera una cosa, un maiale allevato in batteria in 6 mesi è pronto per la macellazione. Questi hanno 13 mesi, capisci la differenza? Perché sono animali che vivono allo stato puro, allo stato brado, quindi consumano. Capito? Questo lo vedi, sono bestie nemmeno grasse, nonostante loro abbiano una conformazione piuttosto grassa, la cinta perché ha il guancione, lo vedi, il prosciutto non l'ha molto grosso, ha la parte davanti più grossa, lo vedi, è la pancia. E queste sono caratteristiche, queste bestie, perché hanno il grasso che è di qualità eccelsa. Alessandro, una cosa che mi interessava a me sapere, sì. In percentuale, sì, questo maiale qua, sì, che vive lo stato semibrado in queste condizioni, sì, rispetto a un maiale che sta in un allevamento intensivo, quanto costa di più? 4 volte di più. Quindi, oh ragazzi, voi lo sapete, io sono fissato col concetto di benessere animale. Mi hanno appena detto che questi maiali hanno 5 ettari e mezzo a disposizione per andare a spasso. Direi che le condizioni ambientali qua sono perfette. Siamo rimontati in macchina, allora, abbiamo visto intanto dove scorazzano le tue cinte senesi. Le mie cinte. Cioè quelle che diventeranno dopo che hai pagato. Esatto, sì, dove... e che l'ho macellate, esatto, chiaramente. Ora andiamo in laboratorio, mi fai vedere dove tu fai tutte le tue lavorazioni. Dove io faccio le lavorazioni, dove ieri abbiamo macellato, abbiamo da prendere della merce. E poi torniamo in salumeria. E poi torniamo in salumeria. Bene, bene. Il bunker, ragazzi, stiamo all'interno del bunker. Vende salamini, si portano a bottega perché questi mancano. Allora, Alessandro, sì, il maiale se lo siamo mangiato, sì, dove stando pascolano, se fanno i beati a fare loro, l'abbiamo visto, sì. E però tu qui fai tutto maiale tuo, sì. A livello de manzo mi dicono che c'è la tartarina integrante. C'ho la tartarina integrante dei miei amici mori. Quelle lì. Ha detto Alessandro che adesso mi prepara la tartare a modo suo. Questa ciccetta è bella, bella magra, eh? Che cos'è? Questa è una fassona piemontese. Fammela un po' vedere. Allora, bellezza. Perfetta per la tartare. Scassettato. Sì. E sono le 3. La teoria sulla tartare è che bisogna mangiare la carne, non ci si può mettere i sughini, i sughetti. Se la carne è buona si mangia a crudo, ci si mette un pino d'olio, sale e pepe. Che bello sto olio, guarda che colore tiene. La tartare di a posto Alessandro, sì. Andiamo un po'. Anzi, più che tartare è una battuta al coltello. Una battuta al coltello, c'hai ragione. Mortacci, quanto è buono! Mortacci, quanto è buono! Ma chi te la porta questa? Il Mori! Ma chi cazzo è sto Mori? I Mori! Ma sta qua, dove sta sto Mori? I Mori stanno qui vicino, è in Italia! Li puoi chiamare? Li fai una chiamata! Che cosa è bello, dice, c'è quello del braccio che ancora vuole conoscere! È una tartar così, una ammassaggiata! Allora, la storia è la seguente: io sono venuto qua per conoscere Alessandro, che è il numero uno del maiale qui dalle parti di Siena. Ovviamente l'unico pezzo di manzo che c'ha l'ho assaggiato, gli ho chiesto, ho preteso di assaggiarlo, esce fuori che glielo porta un'azienda che sta qua vicino. Siccome era una signora tartare con della materia prima molto interessante, ho chiesto se chiamava il signore dell'azienda che sta là fuori. Da quanto ho capito è terrorizzato dalla telecamera, non ha capito che lo voglio conoscere. Alessandro, fallo entrare, come si chiama? Confettino. Sì, soprannome è Confettino. Confettino, eccolo qua, sta entrando, l'abbiamo convinto, ok. Cambio di inquadratura. Allora, fermi tutti. Lui è Edoardo, ciao. Tu sei il fornitore di ciccia di manzo? Esatto. Ma tu, allora, immagino che tu ci abbia fatto il mestiere, c'è un'azienda, chi sei? C'è un'azienda, noi siamo ricercatori della migliore carne che c'è in Europa. Ok. Poi per lui abbiamo selezionato una fassona piemontese che è molto... maledettamente buona.
elitaria, giusto? Esatto. Allora, che fate, che non fate? Dimmi un po' che sono. Noi si compra carne da tutta Europa e la vendiamo in Italia. A chi la vendi? A tutti i ristoratori, a tutti i goduriosi come lui. Ristoranti, macellerie? Esatto. Buono. Esatto. Se ne voglio sapere più, che faccio? Vieni sul sito o chiami. Com'è il sito? www.elitaria.it. Trovo di tutto, che trovo? Trovi tutto. Tipo? Tutte le carni che trattiamo. Cioè adesso quante razze c'hai? Quante tipologie c'hai? Circa 25 tipologie di razze, di lombate. Quindi okay. Si parte dalle nazionali, si arriva a tutte le straniere, tutte le straniere di importazione. E la selezione la fai te? Sì, io e mio fratello. Guarda, facciamo così, visto che vi ho scoperto per caso. Se la pratica che tu, se tutta la storiella che mi hai raccontato è vera, questa roba la vedi in video. Vai, ok? Vai. Ora facciamo i nostri controlli. Vieni in azienda, e poi approfondiamo la questione, voglia, va bene? Ok, Elitaria? Elitaria.it. Ragazzi, pure voi date un'occhiata e fatemi sapere. Ciao! Io concluderei il video così. Allora, Ginevra, grazie. Ecco. Allora, ti volevo ringraziare, siamo stati in mezzo alle scatole tutta la giornata. Ora ce ne andiamo, ok? Va bene. Ti volevo tutta la mia solidarietà perché lavori con questa gente, ok? Cioè, quindi te sono vicino, ok? Forza Ginevra. Ciao a tutti, ragazzi, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Ciao!